Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia, ricercatore indipendente e cavia umana sotto esperimenti militari da parte di agenzie di intelligence e agenzie di servizi segreti esterni che collaudano e attestano armi ad energia diretta ad onda convogliata, elettroencefalografi satellitari e frequenze di manipolazione cerebrale. Tutte queste tecnologie, ovviamente parliamo di miliardi di euro di appalti, miliardi di euro di sovvenzioni dello Stato che vengono date solo a determinate società massoniche o determinati gruppi che operano per la sperimentazione e il collaudo di queste tecnologie, ovviamente su cavie umane. Queste cavie umane vengono immediatamente sottoposte a torture e lavaggi del cervello, li fanno diventare dei telepati sincronici, animoidi, la bioanima, anima a scansione sintetica digitalizzata, che viene seguita attraverso telecamere a scansione sintetica che funzionano come il body scanner, che funzionano come l'attack, che funzionano come la risonanza magnetica. Ovviamente tutto collegato all'unità centrale di spionaggio, attestazione e collaudo di tecnologie satellitari con armi ad energie dirette ad elettroencefalografo transcranico satellitare. Parliamo una delle tecnologie più avanzate per lo spionaggio delle masse a livello mondiale. Ieri sera i servizi segreti degli esterni mi hanno pilotato manipolando la mia mente e i miei ragionamenti. Hanno immesso nel mio cervello la mappatura cerebrale di persone tossicodipendenti e la mappatura cerebrale di persone sotto stato ipnotico, narcoletico e di sonnambulismo. Sono stato pilotato a Via Portuense e mi stavano facendo buttare sotto un autobus. Forse per eliminare il testimone, la cavia umana che sta denunciando da tutte le parti di esperimenti militari che vengono effettuati su cavie umane inermi e su tutte le persone che incappano in questo deviato sistema di manipolazione, deviato sistema di collaudo, deviato sistema di attestazione su cavie umane inconsapevoli. Se io un indomani non ci sarò più perché i servizi segreti esterni mi uccideranno, le mie ricerche, i miei blog, i miei canali, i miei video, le mie denunce rimarranno come patrimonio dell'umanità. E dovranno far capire alle persone future che vengono collegate, alle persone future che vengono messe sotto sperimentazione e collaudo di tecnologie militari, alle persone future che vengono sottoposte a questi lavaggi del cervello e torture attraverso la telepatia artificiale, la telepatia sintetica, attraverso gli attacchi con le armi ad energie dirette ed onde convogliate, attraverso gli attacchi con frequenze ad armi psicotroniche, armi neurali, armi a frequenze indotte all'interno del cervello, che interagiscono con i nostri centri nervosi centrali, che interagiscono con la corrente elettrica nazionale e che diventa la corrente elettrica un'onda convogliata che immette frequenze a vibrazioni nel corpo in frequenza alternata che crea un elettroshock continuo, come se ci vogliono portare a una lobotomia e indurci a pensare, a ragionare attraverso radiofrequenze sparate nei nostri condotti uditivi, sparate nel nostro cervello, sparate all'interno dei nostri occhi, perché gli attacchi vengono effettuati o i collegamenti vengono effettuati attraverso gli occhi con le frequenze di luce, attraverso i condotti uditivi con le frequenze infrasoniche e attraverso i centri nervosi centrali. Adesso leggo l'ultima denuncia che ho portato per far capire alla magistratura come vengono collaudati i satelliti spia su cavi umani inermi, come vengono pilotate le persone per deviare il loro ragionamento e come vengono costretti persone delle forze dell'ordine al suicidio o ad ammazzare i propri figli o ad ammazzare i propri cari. E non è possibile che in Italia migliaia d'agenti,
migliaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri, persone dell'esercito, marina, aeronautica, persone delle guardie carcerarie, non hanno capito che i loro colleghi, se si sono suicidati, c'è stato un motivo di manipolazione mentale, di attacco con arma di energia diretta, indurli al suicidio perché stanno facendo il loro onesto lavoro. Leggo la denuncia. Ovviamente ribadisco, per me era un fermo per far sì che le agenzie deviate, dei servizi segreti, potevano trovare una sorta di giustificazione al collegamento transcranico che mi avevano effettuato attraverso i satelliti spia. Dopo un fermo anomalo dei carabinieri di Roma avvenuto il 10 febbraio del 2001, dopo circa due giorni dall'accaduto, ovviamente questo è stato un pretesto farmi fermare dai carabinieri per immettermi nei canali di programmazione con l'auto attraverso l'attestazione e la sperimentazione delle armi ad energie dirette satellitari, delle onde convogliate sparate all'interno del mio cervello e per collaudare l'elettroencefalografo transcranico che sta facendo la mia mappatura cerebrale. Sono stato collegato alle alte tecnologie satellitari in collegamento transcranico EEG GPS che vede la mia localizzazione GPS in tempo reale e vede le mie frequenze neurali e fisiologiche, perché ovviamente usano un elettroencefalografo satellitare, attraverso monitor remoti situati dentro centrali operative speciali oppure centrali segrete e sulle auto delle parti operativi speciali, ovviamente dei servizi che operano con queste tecnologie, e il mio corpo attraverso un radar a scansione sintetica satellitare in telecamera olografica 3D con sistemi di spionaggio militare segreto. Stanno attestando sul mio corpo e nel mio cervello una tecnologia militare segreta che crea ipnosi, narcolessia con gravi destabilizzazioni delle frequenze fisiologiche, creando dipendenze simulate per far perdere la mia credibilità con anomale gravi patologie simulate con lavaggi del cervello continui in telepatia sintetica. La telepatia sintetica ovviamente viene ricreata attraverso delle frequenze sonore sparate nel nostro cervello, sparate nei nostri condotti uditivi, e le patologie che ci creano nel cervello vengono sparate attraverso le armi ad energie dirette, attraverso le frequenze della destabilizzazione del sonno che ci portano in uno stato di narcolessia ipnotica e uno stato di destabilizzazione del sonno. Ovviamente si parla di una tecnologia EEG, SAT GPS. Le telecamere georadar sintetiche satellitari lavorano con 5 tipi di scansione sintetica. La prima, sistema ad risonanza magnetica satellitare con localizzazione GPS. Questa è quella che puntano dentro casa di tutte le vittime, che poi, interagendo con la corrente elettrica, interagendo con le alte frequenze che vengono sparate sul corpo delle persone, ovviamente creano gravissime patologie fisiche e psicologiche, perché le pressioni sono veramente elevate. Pensate che dobbiamo vivere all'interno di una risonanza magnetica 24 su 24 e il nostro corpo ovviamente è sollecitato a campi elettromagnetici fortissimi, oltre ai campi elettromagnetici della corrente elettrica, oltre ai campi elettromagnetici che ci sparano addosso attraverso le armi ad energie dirette, come hanno fatto anche questa notte. La seconda, sistema ad particelle di luce, fotoni oppure laser. Dopo la registrazione io monterò un video e vi farò vedere quali sono le tecnologie che sono state riprese su un documentario americano che fa vedere come funzionano queste tecnologie. Vedono un negativo del mio corpo e del mio appartamento dal satellite spia. Ovviamente è la stessa visione che si vede col body scan, è la stessa visione che si vede sulle macchine RX che stanno all'interno degli aeroporti, è la stessa visione che si vedono sulla risonanza magnetica, perché l'elettroencefalografo satellitare e la scansione sintetica attraverso la telecamera che spara le frequenze dentro casa del nostro cervello usa delle frequenze a contrasto proprio come la risonanza magnetica. La terza, visione sintetica con frequenze millimetriche, fatalità, la stessa tecnologia che è stata messa sui satelliti Cosmo militari,
come un body scan satellitare. La quarta, uno scanner a microonde con visione olografica 3D a focalizzazione simultanea. E tutto questo per vedere il mio corpo attraverso i muri di casa, con sistemi di localizzazione, GPS militari segreti che stanno attestando ovviamente sul nostro corpo, stanno attestando sulle cavi umane, sulle vittime del controllo neurale. Tutto questo in tempo reale. Un elettroencefalografo a scanico satellitare per mappare le mie frequenze neurali. Sono pedinamenti oppure spionaggio satellitare? A tracciatura e visione sintetica con microfoni satellitari ambientali laser ad onda convogliata, che vede e sente il mio corpo fino a 100 metri sottoterra, come tutte le vittime del controllo neurale si sono accorti che stando sottoterra o stando sull'aereo vengono ugualmente attaccate con queste armi e le voci che sentono all'interno della testa in telepatia artificiale si amplificano. La quinta tecnologia che loro utilizzano, telecamera ad contrasto termico, così possono manipolare la temperatura del mio corpo e dell'ambiente circostante con microonde per creare perdita della concentrazione. Dopo 5.500 giorni, credo che sia un esperimento militare segreto per il controllo e il collaudo delle alte tecnologie satellitari attraverso agenzie segrete sovraistituzionali e che spino anche le forze dell'ordine e la magistratura per manipolare le indagini e per occultare e coprire dei reati molto gravi contro lo Stato italiano e contro le forze dell'ordine onestre e contro la magistratura incorruttibile e che coprano con questi sistemi molti criminali affiliati al sistema corrotto e deviato per favorire appalti per la compravendita, il collaudo e l'attestazione di satelliti spia o armi ad energie dirette o tecnologie militari avanzate. Ovviamente sulla denuncia poi ho messo all'eco la prima denuncia che feci 2 mesi dopo il fermo dei carabinieri del 2001. Ovviamente i carabinieri sono anche loro vittime di questo sistema, quindi non dobbiamo puntare il dito sui carabinieri, perché le agenzie deviate eliminano anche i carabinieri, eliminano anche i poliziotti, eliminano anche i finanzieri quei satelliti spia. Voglio ricordare a tutte le persone che fanno le denunce di mettere questo ultimo paragrafo della mia denuncia: con riservo di costituirsi parte civile all'instaurando procedimento penale e fa altresì istanza ai sensi dell'articolo 408 codice di procedura penale di essere avvisato in caso di archiviazione della presente denuncia. Mettete la data, la firma e la portate in tribunale, perché nelle caserme potrebbero, o nei commissariati, potrebbero manipolare le menti di questi poveri agenti attraverso il controllo mentale a distanza e cambiare la realtà cosciente dei fatti che vengono denunciati. Perché io quando porto queste denunce la gente rimangono tutti a bocca aperta, si mettono lì a parlare con me al comando generale dell'arma di carabinieri 2 ore e mezza all'ufficio, alle relazioni, al pubblico del comando generale dell'arma. Dopo 2 ore e mezza il carabiniere mi ha detto queste testuali parole: io non sono delle parti operativi speciali e non sono dei servizi segreti, non conosco queste tecnologie e non so rispondere alle sue domande. Quando stavo andando via dal comando generale dell'arma di carabinieri, ufficio di relazione al pubblico, il carabiniere mi ha detto: visto che lei è una persona molto esperta di queste tecnologie e di questi sistemi, perché non fa domanda da ditta esterna per lavorare per le forze armate? E ha detto che parecchie società esterne lavorano per le forze armate, prendono appalti delle forze armate. Al Tribunale di Roma, ufficio primi atti, una persona dell'ufficio, quando ho portato l'ultima denuncia, quando ho portato questa denuncia, mi ha detto: io mi ricordo di lei, lei ha pienamente ragione, anche noi siamo spiati qua dentro. Tutti i giorni mi arrivano email di vittime del controllo neurale,
Tutti i giorni mi arrivano le mail di persone che vengono attaccate e manipolate con questi sistemi satellitari. In Italia nessuno fa niente. Le persone che mi sono state vicino, le persone che hanno creduto in me, le vittime del controllo morale che si sono unite e hanno cercato di fare uno scudo, una resistenza, io l'ho definita degli angeli custodi che aiutano, proteggono e salvano le persone indifese. È per questo che il mio canale YouTube si chiama Angeli Custodi MK Ultra Italia. Quando faccio le dirette televisive o le dirette radio, mi bloccano il cervello, mi bloccano la memoria temporanea, cambiano le mie parole, perché non vogliono che io vada a salvare le persone, che io vada a salvare il futuro dei bambini in Italia, che vengono sottoposti a questi collegamenti, a questi trattamenti disumani, a queste manipolazioni, a questi attacchi con queste armi ad energia diretta. Tutte le vittime in Italia si devono unire, dobbiamo denunciare tutti la stessa identica cosa. Quando arriveranno uno tsunami di denunce all'interno dei tribunali, all'interno delle caserme, all'interno dei commissariati, diranno: ma che cosa sta succedendo in Italia? E incominceranno a vedere e a capire quello che sta succedendo. Quante volte ho detto a tutte le vittime: chiamate le Iene e denunciate tutti che siete sottoposti ad esperimenti militari, che siete sottoposti ad attacchi con armi ad energia diretta, che siete sottoposti a manipolazioni cerebrali attraverso armi ad energia diretta ad onda convogliare, armi a manipolazioni cerebrali, armi che sparano microonde e frequenze sul vostro corpo. Ma che vi pensate, che queste frequenze ve le toglieranno fra un anno, fra due anni, fra quattro anni, fra cinque anni, fra sei anni? Eh? Lo sapete cosa fanno i campi elettromagnetici sul corpo? Sì. Creano tumori, creano leucemie, creano ischemie cerebrali, neurismi, opacizzazione della cornea dell'occhio, impotenza, perdita della fertilità, oltre a creare la lobotomia del vostro cervello. Quindi se non vi svegliate, io camminerò per strada e vedrò: ma che cos'è questa croce? Ma che cosa c'è scritto? L'ennesima vittima del controllo mentale morta. E le persone diranno: ma chi era questa persona? Ha fatto qualche denuncia? No. Ma ha fatto qualche testimonianza sulla radio web di Emiliano Bambinoni? No. Ma ha fatto qualcosa per far capire che veniva sottoposta a questi attacchi, a queste manipolazioni, a questi gravissimi esperimenti che vengono fatti su queste cavi umane? Non ha fatto niente. Rimanete quella targa per strada, rimanete quella lapide e nessuno dirà niente. Sarete l'ennesima persona che muore in circostanze anomale che immediatamente giustificheranno come la vostra incapacità di intendere di volere, come la vostra pazzia. Adesso si sono imparati questi dei servizi segreti deviati a torturare dentro le case delle vittime del controllo neurale i parenti delle persone che vengono torturate. A me mi contattano delle persone: mia madre sente le voci e parla attraverso una comunicazione telepatica, la figlia sente le voci e parla con una comunicazione telepatica. Tutte e due vengono torturati, tutte e due vengono manipolati. Quando vanno al commissariato, quando vanno a portare le denunce, non gli credono. Sono due testimoni e tutte e due denunciano che vengono attaccati e manipolati con le stesse identiche tecnologie. Le denunce devono essere fatte tecniche e plausibili, perché se denunciate sento la voce che mi canta alleluia, 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 dice: ma questo che cosa denuncia? Ma questo è un pazzo, un malamente, uno schizofrenico. Così se ve impiccate o se ve trovano morti o se ve suicidate diranno: ma era un pazzo e si è suicidato. E la giustificazione è stata immediatamente trovata. Per gli uditori di voci dicono che siamo schizofrenici, no che siamo collegati in telepatia sintetica attraverso il neural VoIP satellitare. Quando siamo elettrosensibili non ci dicono che ci sparano armi ad energie dirette sul corpo, i nostri centri nervosi interagiscono con la corrente elettrica e viene amplificata nel nostro corpo la frequenza dei 50 Hz in alternata per crearci la lobotomia, per crearci un elettroshock.
Questo non ce lo dicono. Dicono siete schizofrenici, elettrosensibili, avete manie di persecuzione. Questo ci dicono. Invece noi siamo cavie umane a tutti gli effetti, sottoposti a trattamenti disumani con attacchi, con armi ad energia dirette, collegati a un elettroencefalogramma satellitare che manipola i nostri ragionamenti, che manipola le nostre frequenze attraverso una mappatura cerebrale di malati all'interno degli ospedali. Voglio ricordare a tutti i miei canali, vittime del controllo neurale satellitare, Blogspot, ricercatori di fenomeni inspiegabili nel mondo, Blogspot, satelliti di spia, Blogspot, i miei canali di YouTube, Angeli Custodi MK Ultra Italia, Emiliano Babilonia. Andatevi a sentire quello che subiscono le vittime del controllo neurale, andatevi a sentire che cosa denunciano. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Ricordatevelo, se vi uccidono con le armi ad energia diretta, donde convogliate e sparate nel cervello dal satellite spia, e non avete fatto denunce, non avete fatto interviste e non siete andati a dire quello che state subendo, sarete l'ennesima morte bianca effettuata dai servizi segreti militari che attestano e collaudano le armi ad energie dirette sul vostro corpo, le tecnologie di manipolazione mentale, le tecnologie di attacchi ad onda convogliata sul vostro corpo, nel vostro cervello e nei vostri centri nervosi.